Ciao ragazze, finalmente con un altro video. Scusatemi, ma in questi giorni non ho potuto registrare. Appunto, registro oggi che è sera, infatti c'è questa illuminazione un po' strana, scusatemi, ma ho questo piccolo spazietto e ho voluto fare questo video per farvi vedere gli ultimi acquistini che ho fatto io in Avon e che mi è arrivato appunto il pacco martedì. E sto facendo questo video. Inizio subito perché ho un paio di cosine. Inizio con i detergenti, diciamo le cose giornaliere, che sono: ho preso questo 2 in 1 shampoo bagno schiuma da uomo della linea Sensis, che è da 500 ml, Power Fresh. Comunque, un nuovo bagno schiuma shampoo al muschio e yuzu. Non so cosa sia lo yuzu, ma va benissimo. Comunque, l'odore è buono, si sente molto il muschio. Comunque, e niente, questo era in offerta e l'ho preso. Poi ho preso questo per me. Lo so, è della linea di Bimby, ma lo uso io tanto perché avendo i capelli lunghi mi si fanno molti nodi e questo scioglie i nodi è ottimo perché io lo spruzzo, lo lascio agire un 2-3 minuti e poi lo spazzo, spazzo i capelli come d'abitudine e vanno via tutti i nodi. Lo uso tanto sia prima di fare lo shampoo e sia dopo. Perché mi si formano i nodi molto molto facilmente. Poi ho preso questo trattamento per capelli da 200 ml, è all'olio di mandorle ed avocado. Lo devo provare, è un trattamento nutriente, quindi spero mi trovi bene per poterlo usare di più, perché comunque vorrei dare un po' di aiuto ai miei capelli che ultimamente li vedo molto spenti. Allora ho preso questo, come vedete ha una consistenza come una crema, uguale uguale come una crema, sì. Un odore fantastico, è delicato, è buonissimo. Niente, la proverò, vediamo com'è. Sempre come cose per capelli, eccetera, ho preso questo della Advanced Techniques, è l'Instant Repair 7. Questo è un siero rivitalizzante per capelli che si mette appunto sui capelli bagnati e non si risciacqua. Anche questo devo provare appunto per dare un po' di forza ai miei capelli, vediamo come mi trovo. Questa è una boccetta da 30 ml in vetro, ha 12 mesi di scadenza dall'apertura e mi piace perché ha questa pompetta comunque così, che è comoda anche quando si è dentro la doccia. Andiamo appunto sui prodotti make-up. Allora, sui prodotti make-up iniziamo con questa, che è il duo per il contouring della MAC. Questa ha una scadenza di 24 mesi dall'apertura e contiene 10 grammi di prodotto, ha il suo solito specchio e questo appunto è il duo. È molto bello. Mi piace molto perché comunque ha l'illuminante molto molto pigmentato, spero si vede. E questo comunque il marrone non colora tanto, devo dire. Cioè colora, ma è molto chiaro rispetto a come si vede qua. È molto più chiaro. Infatti, sono molto molto chiari, invece l'illuminante è molto pieno di brillantini. Userò anche questo comunque. Farò sapere. Andiamo avanti. Sempre MAC. Allora, vi faccio vedere questo blush che... Questo non è mio però. Questo è di mia sorella. Vi faccio vedere questo blush sempre della MAC. Non so dirvi quanti grammi contenga perché comunque non c'è scritto, però ve li posso paragonare a un blush della Essence super giù.
forse anche leggermente più piccole della cialdina dell'Essence, comunque dal palmo della mia mano regolatevi. Questa colorazione è il Soft Peach, non ve lo swatcho perché a mia sorella lo vorrei dare nuovo. Ok, poi sempre della MAC ho preso... Che c'è amore? Mio figlio? Sì, amore, mangiala. Ho preso questo rossettino qui, ho tolto già il sigillo. Questo è il Plumpit nella colorazione Rebel Red. Questo mi è arrivato dall'Avon, è un bel rosso. Devo dire che è molto ciliegiato rispetto comunque allo stick, è molto più ciliegiato. Non so se lo metterei, può darsi. Ho preso Avon True, questo è un trattamento per unghie 5 in 1 per fortificarle, si può usare anche come base, come top coat. Poi ho preso due smaltini della linea Color Trend, appunto, quello che ho preso l'altra volta. Stavolta ho preso la Peach Sorbet, che è questo arancione pastello bellissimo. Poi ho preso il Bubble Gum Bliss. Bubble Gum. Che è questo azzurino. In caso in qualche video quando li ho indossati ve li faccio vedere. Sei fermo che la rompi. Vi faccio vedere questa, sempre della linea nuova della Color Trend, che è la Creamy Coffee, la colorazione Creamy Coffee delle non retraibili. La volta scorsa l'avevo presa nella colorazione Vanilla Wild, stavolta ho preso questa, comunque non è scura come lo stick. Vi devo dire che è molto color bronzo, quindi penso la userò come base, non come ombretto, molto chiara. Poi ho preso della MAC questo, che è il correttore liquido nella colorazione Light Medium. Facciamo, devo dire che è un pack fantastico questo, di vetro trasparente. Devo dire che è molto comodo anche per vedere quando sta finendo comunque appunto il prodotto. Ultimo prodottino, ho preso questa matita non retraibile per labbra, quindi un rossetto non retraibile nella colorazione Rose Kisses, che è fantastica. Questa penso che la metterò quasi tutti i giorni ora in primavera. È davvero davvero bella, mi piace tanto. Niente ragazze, questo era tutto. Vi mando un bacio, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!